Da una brutta vicenda di sfruttamento e di caporalato nei cantieri degli yacht di lusso nasce un protocollo d'intesa con la firma del ministro del lavoro Orlando per fornire formazione e integrazione sociale alle maestranze straniere che operano nell'indotto della nautica da diporto. Siglata questa mattina in prefettura, l'attuazione del protocollo d'intesa presentato nel luglio scorso, che nasce dalla collaborazione tra prefettura, autorità di sistema portuale, ispettorato del lavoro, AS5, INPS, INAIL, Confindustria e sindacati CGL e CISL e UIL. Un salto culturale nella direzione della legalità, lo ha definito la prefetta Maria Luisa Inversini. Abbiamo potuto usufruire di un finanziamento europeo abbastanza cospicuo, 190.000 euro, e abbiamo voluto abbracciare tutti i vari aspetti dell'integrazione, sì dalla dispersione scolastica dei ragazzi stranieri a, appunto, all'intermediazione per i corsi per il caporalato, perché si tratta di tante sfaccettature di uno stesso problema. L'integrazione è sicuramente uno degli obiettivi dell'azione della prefettura. Nel novembre del 2020 un'inchiesta della Guardia di Finanza aveva fatto emergere la situazione delle maestranze, soprattutto bengalesi, sfruttate nella totale ignoranza delle leggi che ne salvaguardano i loro diritti di lavoratori. Sarà la scuola edile a occuparsi della formazione della manodopera, mentre toccherà alla cooperativa Mondo Aperto occuparsi della mediazione culturale. Questo progetto prevede proprio la formazione nell'ambito interculturale, quindi noi come mediatori culturali andremo a intervenire a fianco delle aziende. Il progetto non riguarda solo l'ambito delle aziende e ambito lavorativo, ma riguarda la città a 360 gradi, soprattutto l'ambito del quartiere Umbertino. Lì andremo a lavorare a fianco delle scuole, del territorio, del quartiere, ma anche a fianco della cittadinanza stessa. Saranno invece direttamente le aziende a finanziare i corsi che comprendono le nozioni più prettamente tecniche. Va nella direzione di una maggiore integrazione e del raggiungimento di una consapevolezza da parte di questi lavori stranieri che spesso arrivano in Italia e non sono perfettamente a conoscenza di quelle che sono le norme e a volte non hanno nemmeno il tempo di essere formati. Per il sindacato l'accordo costituisce una vera e propria pietra miliare, primo protocollo del genere firmato in Italia nel settore della cantieristica navale. Vogliamo che questi lavoratori, questi cittadini siano messi in condizioni con informazione, con formazione di sapere quali sono i loro diritti. Questo credo che sia una pietra miliare per il nostro territorio che possa essere estesa appunto anche ad altri settori e noi su questo ovviamente continueremo a vigilare.